Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Galati, capitolo 6, versetto 7. Dio non si lascia ingannare. La parola di Dio ci dice chiaramente che potremo beffare il mondo intero, ma non potremo mai beffare Dio. A volte all'uomo sembra che Dio non veda e non conosca la sua reale condizione. Siamo portati a pensare che Egli lasci correre davanti al peccato, ma verrà un giorno in cui ci chiederà conto delle nostre azioni e dei nostri pensieri. Dio è paziente con noi, perché non vuole che nessuno perisca, ma bisogna che ci allontaniamo dal male e facciamo il bene che Dio ha stabilito per ciascuno di noi. Con le nostre forze è difficile riuscire a superare gli scogli che la vita ci mette davanti, ma se chiediamo l'aiuto a Dio, Egli ce ne darà la capacità. Come un padre amoroso verso il proprio figlio, così Dio lo è verso la sua creatura. È pronto ad ascoltarci e a darci quell'aiuto di cui abbiamo bisogno. Dio vuole che ci sottomettiamo alla sua volontà, che lo riconosciamo come nostro personale salvatore, rivolgendoci a Lui nei momenti della prova e del bisogno. E di certo Egli ce ne trarrà fuori.